Buongiorno a tutte. Oggi è andata molto molto articolata perché alla presentazione del libro di Giancarla D'Apporto parteciperanno anche Laura Lepetit e anche parteciperà Marilena Salvarezza che dialogheranno con Giancarla. E abbiamo anche come ospite un ospite d'eccezione che è Bianca, perché Bianca è coinvolta in questa situazione in quanto ha letto uno dei libri di cui parleremo oggi. Allora, Giancarla D'Apporto penso che la conosciate tutte, no? È la figlia di Carlo D'Apporto, il cognome non è una cosa strana. Un caso di Genova. Lei è laureata in filosofia e ha lavorato a lungo nelle scuole secondarie e ha collaborato per anni ai programmi per ragazzi nella televisione nazionale. Questo motiva il suo coinvolgimento poi sul piano editoriale in diverse pubblicazioni per ragazze di vario genere, tra cui in particolare racconti di opere rappresentate alla Scala, no? L'Otello, Nozze di Figaro, eccetera, eccetera. Nell'11, però, nel 2011 ha pubblicato un libro di tutt'altro tipo, non per ragazzi, La ribellione di Antigone, e nel 16 il romanzo epistolare Massimo, Carlo e Dio, dove parla della sua famiglia e dei rapporti interfamiliari, diciamo. E oggi parleremo sia dell'ultimo libro che ha pubblicato, Il passo e il fuoco d'artificio, che è uscito nel 2020 e che è stato illustrato da Stella Pianelli, che pure è qui, che è un'illustratrice per ragazzi, di libri per bambini e ragazzi. Non so, io l'ho trovata molto, molto simpatici i suoi disegni. Poi magari lei ci racconterà meglio come le è venuta questa passione. Marilena Salvarezza la conoscete perché ci siamo già incontrate, abbiamo già visto le sue poesie. Vi ricordo che appunto oltre a scrivere poesie e a partecipare ai nostri incontri lavora anche con la Casa delle Donne, nei gruppi di lettura, e Laura Lepetit non ha bisogno di presentazioni, direi. Solo vi ricordo, se per caso qualcuno di voi non l'ha letto, la sua autobiografia di una femminista distratta, che è un testo piacevolissimo e interessantissimo. Bene, quindi io a questo punto chiedo a Laura di attivare il suo microfono e di iniziare con la sua presentazione. Ecco, ho attivato? Perfetto, Sì? sì. Mi si vede? Non mi si vede però. No, no, ti vediamo benissimo. Ma io non mi vedo, perché non mi vedo? Vabbè, non importa, però non mi vedo. Allora, io sì, volevo cominciare da un episodio molto carino che riguarda appunto me e la mia nipotina Bianca, che ha 11 anni e frequenta la prima media, perché io ho regalato il libro Tony Meyer a Bianca perché volevo che leggesse i libri della mia amica Giancarla. E Bianca l'ha letto e gli è piaciuto e ha fatto un tema così bello che ha preso 10. E il tema ce l'hai tu da farci vedere, no? Te l'abbiamo mandato. Abbiamo mandato il tema da far vedere. Sì, E il non ti tema ce sei. l'ho. Eh? Solo adesso io non sono capace di prendere il tema, chiudere tutto, prendere il tema.
Non sono capace, l'avevo mandato anche a Lilli, però non so se anche lei è capace di farlo. Un tema molto Ah. carino, sintetico, in cui spiegava esattamente che cosa, perché questo libro le era piaciuto e Vabbè, se che non lo cosa trovi, significa. è Proprio perfetto. peccato perché te l'avevo mandato. Lo so, ma non so dove, come fare a prenderlo, quello è bello. Forse adesso Liliana Infatti. ce lo fa vedere. Vedo che ha messo in condivisione. Perché l'ho mandato a Lilli, perché io non so come fare a prenderle queste cose, perché non ce l'ho soltanto Vabbè, sul non importa computer. se ce l'aveva Liliana, il prima. microfono spento. Va bene, allora. No, Allora, lo vedete adesso il tema? Ho messo la condivisione schermo, non lo no, vedete? no. Allora, aspetta. Ma l'hai aperto prima sul tuo desktop? Sì, mi sta dicendo che è in pausa, perché... Vediamo un po'. La Ragazzi, tecnica. ecco qui. La tecnica è sempre più complicata. Vediamo, adesso c'è. Ecco, Oh, ecco, ce l'abbiamo fatta. vedi, ha preso 10 perché è piaciuto molto la maestra, ma soprattutto è piaciuto molto anche a me perché ha capito diciamo, la morale del libro, perché come sempre i libri per ragazzi ce l'hanno una morale, no? E questo è devi seguire le tue passioni. E Bianca l'ha scritto in grande perché è proprio il tema del libro. Vedi, voto 10. Brava Bianca. 10 e Guardiamo, lode. vediamo Bianca adesso se si può. 10 e lode ho preso. Allora, ecco qua. Ho interrotto la Dov'è? condivisione. Bianca è qua. Bianca, ce la fai a riattivare l'audio così magari ti sentiamo anche? Sì. Meglio di Dai, niente. secondo me Bianca è molto più brava di noi. Ecco, Eccola. dove c'è cioè, parla? Sì. Ecco, Bianca, dici qualcosa. allora il libro ti è piaciuto, vero? Sì. Ma a certe volte quando ti diciamo di leggere fai un po' di smorfie. Come mai? Certi libri ti piacciono e certi meno? E quali ti piacciono di meno? Mi piacciono i libri non troppo lunghi e né troppo corti. Però quelli lunghissimi, diciamo che se mi obbligano a leggerli, li leggo, però non Hai ho ragione, molto. bisogna leggere solo i libri che ci piacciono, perché leggere è un piacere, non è un dovere. Si impara sempre qualcosa da un libro, vero? Come da questo si impara che bisogna seguire le proprie passioni. Però certe volte i libri vanno scelti bene. Va bene, allora andiamo avanti. Volevo parlare di Tony Meyer. Perché è un libro interessante, l'ho letto anch'io con divertimento, perché è la storia di un orfanello che viene adottato da una famiglia di ricchi, intanto si svolge in Germania, in un paesino della Germania. Viene adottato da piccolissimo da una famiglia di ricchissimi proprietari di una fabbrica di giocattoli che lo fanno perché se no perderebbero l'eredità. Non è che lo fanno perché vogliono adottarlo, ma è una clausola che se loro non avevano figli e se non hanno figli perdono l'eredità di questa fabbrica che andava bene e faceva un sacco di soldi. Purtroppo scoprono che Tony ha un difetto, cioè è muto, ma in cambio ha una grande capacità di ascolto, cioè ha un orecchio finissimo e sa suonare benissimo qualsiasi strumento. Ma i genitori, come sempre, un po' perché questi genitori sembrano egoisti e cattivi, un po' stupidotti,
non gli danno retta. Allora lui fabbrica i tamburi col cuoio delle sedie del salotto, fabbrica i pifferi con la canna che usa suo padre per camminare. Insomma, si costruisce tutta una sua degli strumenti che va a suonare di notte in cantina dove nessuno lo sente. Poi succedono tante cose, lei incontra, scappa di casa, incontra un direttore d'orchestra e la sua nipotina, insomma alla fine finisce tutto bene che lui riesce ad andare a studiare musica a Vienna, i genitori si commuovono, alla fine gli comprano il pianoforte, insomma finisce tutto anche molto bene e lui riesce a soddisfare questa sua passione che aveva proseguito con tanta ostinazione e anche riesce a parlare, perché per via di uno spavento che prende perché un cane gli salta addosso e cerca di morderlo, riacquista anche la voce, per cui va a finire tutto bene. Però la storia è ben congegnata, ben articolata e soprattutto ci sono tanti personaggi divertenti. La signorina, la sua governante che legge i libri gialli, la sua mamma che mangia tutto il tempo la cioccolata, il papà che lo chiamano Mortadella perché diventa tutto rosso, a qua, eccetera. E volevo appunto chiedere a Giancarla come mai le è venuta questa idea. E dal libro si capisce che lei ama molto la musica, no? E come mai ti è venuta l'idea di questo personaggio e di questa storia? Perché è una storia curiosa, non comune, direi anche molto ispirata alla letteratura anglosassone più che alla letteratura italiana, cioè più simile, se vuoi, a Mary Poppins che a Pinocchio. Cosa dici? Riattiva l'audio, Giancarla, riattiva l'audio. In basso a sinistra. Eccolo, perfetto. Adesso ti sentiamo, vai. Si sente. In realtà io ho scritto, mi è venuta l'idea di questo libro proprio quando sono andata in questo paesino della Germania, dove veramente che è un paesino da fiamma. Parla più lentamente, non ti capisco. Ascolta, ci sono una fabbrica di giocattoli meravigliosi, quindi però chissà perché mi è venuto una specie di rigetto e ho pensato, ma se fossi un bambino mi accontenterei di avere tutti questi giocattoli, ma tantissimi. E siccome invece ero andata ad ascoltare un concerto, mi è venuta questa associazione che invece a questo bambino i giocattoli non piacciono, non lo colmano, e invece sente questo altro bisogno, che è il bisogno della musica. Siccome sì, a me piace la musica e sono anni che la seguo, anche se non la suono, avevo cominciato da piccola, ma... e poi scrivendo è come se io avessi indagato... Giancarla, c'è qualche problema con la connessione. La sinfonia che... Puoi provare a riprendere? Con l'audio? No, anche il video si era un attimo fermato. Riprendi un attimo dalla tua passione per la musica, se puoi. Sì, allora io ho cercato di capire che cosa può essere questa passione per la musica. Allora, questo ragazzino incontra una coppia di musicisti, la nipotina del musicista, che è leggermente più grande di lui, ha 12 anni,
comincia a fare la cantante, è una cantante naturalmente giovanissima, e cerca di spiegare a Tony, che ancora è muto in quel momento, cerca di spiegargli che cos'è la musica, e gli fa imparare una cosa molto, molto, secondo me, bellissima. Fingi di cantare. Tu non sai cantare, ma tu devi fingere di cantare. Come se la musica entrasse dentro di te, tu apri la bocca, le parole le sai a memoria, fai finta di cantare. Ma lui, facendo questa cosa, ci si mette di mezzo la corporeità. E quindi la sente, questa musica la sente e comincia a commuoversi. Si commuove e a poco poi impara a suonare da questi due musicisti che gli insegnano, il nonno che suona il piano e la ragazza che ma questa cosa che lei dice, guarda che la musica è dappertutto, entra nel tuo cuore, dal tuo cuore passa alla voce di un altro che canta la stessa musica, allora entra nel cuore di un'altra persona e così via. Quindi il pezzo che a me era piaciuto tanto di questo, per me, scriverlo, è stato proprio questo indagare in questa bellissima cosa che è la musica, che fra l'altro, e poi mi sono anche informata, ed è vero che può fare questo miracolo anche, che poi succede alla fine, in cui questo ragazzino poi parla davvero, ritrova la voce, anche se è un po' da ranocchia, perché naturalmente la voce è tutta da educare. E questo qua, insomma, questa cosa qua della musica è stata come un po' una rivincita sul fatto, insomma, già erano gli anni 90, così si cominciava a regalare ai bambini tutti i giocattoli del mondo, e questa è stata un po' una rivincita su questo, che mi è piaciuto molto scrivere. Grazie. Cioè, tutti i giocattoli del mondo non valgono la propria passione per qualcosa. In questo caso sì, è la musica. E poi niente, volevo chiederti quali sono i libri della tua infanzia, perché io mi ricordo che per fortuna ho incontrato Alice nel Paese delle Meraviglie, che mi ha salvato, perché Alice poteva diventare grande, piccola, mangiare il fungo magico, andare al compleanno del cappellaio matto, insomma ne poteva fare di tutti i colori, mentre le protagoniste delle fiabe classiche erano tutte un po' tristi, no? Sì. E la Sirenetta, e la fiammiferaia, insomma anche Biancaneve doveva fare sette letti e sette minestre per i suoi ospiti, insomma. Mi trovavo che fossero tutte sempre un po' tristi. L'unica allegra e divertente, per fortuna, era Alice. E tu di cosa ti ricordi dei tuoi libri? Guarda, io mi ricordo appunto che ho sempre pianto tantissimo, perché tutti i libri terribili. E sì, mi ricordo David Copperfield, tutta questa filone, hai ragione, un filone più inglese, la Hostel, la Jane Austen, le piccole donne, il seguito e via dicendo. Non ricordo delle letture un pochino più di bambine ribelli, insomma di qualcosa. Questo non mi ricordo esattamente. Forse l'unica cosa che mi ricordo è che quando poi andavo a letto, a volte, dopo aver letto tutta questa cosa che mi faceva piangere, mi mettevo a cantare, ma cercando di cantare stonata. Cioè, cantavo una canzone di quelle che usavano allora, no? Che venivano fuori dai vari festival, le canzoni più famose. Cercavo la dissonanza più tremenda che potessi trovare, finché mia madre finalmente arrivava e mi diceva, ma cosa stai facendo? Ma niente, niente, allora basta, basta, dormi, dormi. E allora mi dava il bacio, finalmente, col bacio mi calmavo. Ma c'avevo questa mania della dissonanza, non so perché. È bellissima questa storia, Giancarlo. Veramente notevole. Vabbè, però vedi, in Tony Meyer la cosa divertente, il protagonista è un ragazzo, però chi lo salva e lo tiene, gli insegna a cantare tutto, è lei, no? Infatti, la ragazzina. Per fortuna abbiamo finalmente delle eroine un po' simpatiche e divertenti.
Sì, infatti è lei che gli fa capire che la musica la senti dentro, cioè tu suoni col corpo, in realtà canti col corpo, non è qualcosa al di fuori di te, insomma. E comunque mi è venuto però scrivendo, devo dire che la scrittura ti porta, è la scrittura che ti porta, che ti conduce, è strano, eh? Cos'è? No, non capisco, parla più chiaro. La? Che è la scrittura stessa che ti porta a certe conseguenze, devi proprio indagare, cioè la scrittura è un'indagine che fai e ti porta a certi risultati. Io non parto con l'idea, sì, qui ero partita con l'idea che i giocattoli mi avevano disgustato, no? Però poi ritrovare questa cosa così forte della musica mi è venuta dopo quando questa bambina spiegava che cos'era la musica a un altro bambino. Anche perché io quando avevo studiato musica da ragazzina, ho studiato sì, dai 7 anni fino ai 13, avevo un'insegnante molto molto vecchia, poverina, che proprio aveva ancora il cappello con in testa l'uccellino di piuma nera e mi faceva fare sempre le scale, tutti i giorni le scale. E quindi l'unica Faceva cosa, le fare scale. alle scale Avanti e indietro di per musica. lui di musica era un insegnante di pianoforte, mi faceva fare sempre le scale finché finalmente ho imparato soltanto un pezzo, un brano più importante del Sogno d'amore di Liszt, e quello lì era quello che io mi suonavo, ecco, anche quello lì al buio lo trovavo benissimo, i tasti al buio li trovavo benissimo, forse. Questo è il ricordo più bello della mia scuola di musica, perché di solito era una noia tremenda. Poi mi faceva studiare la teoria, una roba allucinante. No, no. Vabbè, insomma. Quindi sono. E Vabbè, poi mi è piaciuto c'è molto. la sua giusta dose di animali nel tuo libro, c'è un bel cagnolino Sì, c'è il e un cagnolino. gatto simpatico che si chiama Camillo. Gatto Camillo, certo, sì. E io avevo un cane che si chiamava Camillo. Ah, davvero? Il mio primo cane si chiamava Camillo perché una mia amica era un cocker con le orecchie lunghe. Diceva, sembra Don Camillo, sai quello? Allora ho detto, oh, guarda un po' che omonimia col tuo gatto. Vabbè, allora adesso io cederei la parola a Marilena e andiamo avanti sugli altri libri. Va bene, molto volentieri. Brava, va bene. Allora, aggiungerei solo, diciamo, piccola osservazione su Tony Mai. Intanto che ci ho ritrovato in pieno la parte bambina e monella di Giancarla. Questa parte bambina che quindi è alla ricerca continua di gioiosità, nonostante le interferenze pesanti che gli adulti hanno. E poi che è veramente un romanzo, una storia che possiamo definire di formazione, come dovrebbero essere o sono tutte le storie dell'infanzia, senza sentimentalismi e senza magie. Questa mi sembra una cosa molto interessante, cioè tutto quello che avviene non è perché ci sono degli aiutanti magici, perché appunto interviene, ma perché a poco la passione e il piacere di Tony gli diventano sempre più chiari. E in questo poi lei riesce appunto, proprio perché questa parte bambina è forte, anche a essere divergente nello sviluppo. Tony non è un modello, è ironico nei confronti degli adulti, ma un'ironia dolce anche nei confronti dei suoi genitori, che non sono almeno all'inizio dei modelli di paternità e maternità. E poi è una mancanza, è muto Tony, però questa mancanza è come se
fosse un'occasione per uno sviluppo di tante abilità, di tanti modi alternativi anche di percepire e di sentire il mondo. E quindi, diciamo, visto che adesso c'è un dibattito sulla letteratura infantile che arriva ad essere cinica e non lieto fine, qui il lieto fine c'è e tutto sommato credo che il lieto fine piaccia a tutti, ai bambini come agli adulti, ma è un lieto fine che è il frutto, diciamo, appunto di quello che diceva anche Bianca, del riconoscere le proprie passioni e di perseguirle, di aprirsi alle, diciamo, alle relazioni. E quindi mi sembrano che ci siano, diciamo, tanti aspetti stimolanti insieme a una scrittura semplice e piana che è alla storia che si dipana, perché un romanzo che si rispetti deve avere una storia, almeno per i bambini e i ragazzi, no? Io tendo a pensare anche per gli adulti, però su questo potrebbe aprire un dibattito infinito. E va bene, questo per Toni Maier. Arrivando all'altro libro, che è Il passero e il fuoco d'artificio, intanto dobbiamo dire una prima cosa, che questo è un libro illustrato, non a caso abbiamo qui l'illustratrice, e quindi diciamo che c'è una intersezione tra come sono comunque i libri per i bambini di una fascia di età più piccola, almeno di due, diciamo, della sia della parola, quindi sia del mondo linguistico sia del mondo visivo, e l'uno e l'altro, magari poi ci dirà qualcosa anche la illustratrice di come è avvenuto, o anche Giancarla, è avvenuto questa messa in relazione, potenziano, diciamo, il libro. Poi che dire? Allora, a me ha ricordato molto tutto quello che Gianni Rodari diceva della grammatica della fantasia, perché in realtà un passero e un fuoco d'artificio sono due realtà totalmente non pensabili insieme, no? Sono due realtà proprio agli antipodi, però come tra i tanti suggerimenti di Gianni Rodari c'era proprio quello di mettere insieme, diciamo, per esempio, due parole che non hanno rapporti tra loro, mettiamo hoc pianoforte, e di qui creando poi un nesso, che pianoforte può diventare l'oca innamorata del pianoforte, che ne so, l'oca che cerca di imitare il pianoforte. Cioè, Rodari ci diceva che la creatività è fondamentale ed è fondamentale di tutti, ma bisogna trovare poi delle tecniche, delle modalità per, diciamo, farla emergere, che quindi dare dell'esperienza a tutti. Poi naturalmente non tutti diventano scrittori, però tutti possono accedere a dei processi creativi. Quindi due realtà che proprio sono distantissime l'una dall'altra, ma e che cosa le mette in relazione? Le mette in relazione un dialogo fittissimo. Questa è un'altra cosa molto, molto bella, no? Perché in questo libro c'è molto dialogo tra il passero e il fuoco d'artificio. E il dialogo proprio
che è un espediente letterario, ma è anche una proposta di relazione, fa sì che man mano l'estrema differenza si sciolga e l'uno e l'altro raccontino, possano raccontare cosa sono la propria vita. Inoltre il passero si pone quasi come un maître à penser, cioè, ma anche il passero è l'anima bambina, no? Perché il modo in cui vede la realtà e spiega la realtà è quella di, appunto, che potrebbe avere un bambino. E quindi i due si avvicinano fino ad affezionarsi, a darsi l'un l'altro un nome, che vuol dire che il passero diventa aiutante, anche il fuoco d'artificio riceve un nuovo battesimo. E mentre che dialogano passano moltissime cose, quindi l'altro aspetto, tanto appunto, ancora una volta, la capacità di non di fare la morale, ma di trasmettere delle cose, anche essendo molto diversi, di mondi diversi, ci si può diciamo, avvicinare e in buona misura capire, addirittura appartenendo a delle specie diverse, no? Il passero è animale, è il fuoco d'artificio, non si sa, è un oggetto. E quindi in questo, diciamo, dialogo, in fondo il fuoco d'artificio sta solo aspettando di essere sparato nella sera dell'Epifania, quindi c'è questa, diciamo, anche collegamento con la festa, quindi con un mondo di una festa che è una festa di speranza per tutti. E vengono, si elaborano anche dei pensieri forti che i bambini spesso hanno, tant'è vero che ci sono ormai forme di filosofia per l'infanzia, per esempio quella del tempo. Cos'è il tempo? E a questo il passero dà una sua risposta con una certa supponenza, riportandolo alla sua esperienza. Il tempo è quello che lui fa, diciamo, delle azioni che lui fa. Che cos'è lo spazio? Che cosa sono le stelle? Anche qui il passero, e qui c'è l'altra parte, una parte poetica, viva, dà delle spiegazioni. Le stelle sono delle lucciole che sono salite al cielo. E più ancora tutto, che cos'è la vita? E la vita di un fuoco d'artificio è quella brevissima. Il fuoco d'artificio si rende conto che la sua vita sarà un attimo, però lo vuole quell'attimo, perché quell'attimo dà il senso al suo esistere stesso. Quindi c'è, diciamo, il lancio del fuoco d'artificio, che però resta, invece di morire, resta in questo firmamento, una coda, resta quasi ad essere una stella cometa. E il nostro passero si eleva, nel senso che lui, che aveva un'esperienza di vita molto ridotta, cercando di seguire il fuoco d'artificio, va, sale, fino a che ce la fa, fino a che arriva ai suoi limiti, e però incontra, a quel punto incontra l'amore. E qui anche c'è evidentemente una conclusione di speranza, nonostante anche la, diciamo, la fine del fuoco d'artificio, che
è propria, diciamo, che è giusto che in qualche modo, perché anche nelle storie per bambini non è che si debbano ignorare le cose dolorose, eccetera, ma debbano essere riproposte in un modo che i bambini e i ragazzi possano accettare. Quindi, ecco, bisogna avere occhi bambini forse per scrivere anche libri per bambini e ragazzi. Tant'è vero che c'è stato un esperimento di una casa editrice statunitense che ha chiesto di scrivere storie per bambini a degli scrittori notissimi, e ne è venuto fuori un mezzo disastro. Non è semplicemente la traduzione, diciamo, con un linguaggio più basso, eccetera, è qualcosa di più. E riuscire a entrare in questo mondo e appunto avere anche delle finalità, ma non educative in senso, diciamo, meccanico, come era tutta la narrativa per bambini dell'Ottocento, quindi l'insegnamento, i comportamenti, eccetera, ma piuttosto questo aiutare una creatività che ognuno ha, che può ritrovare, diciamo, nella propria storia, e quindi farne una questione di crescita. Sapete che c'è un'associazione che si chiama Nati per Leggere, di pediatri, che propone fin dalla primissima, addirittura forse ancora nell'utero, che i bambini venga letto perché, diciamo, per questo tipo di libro che è Il passero, il fuoco d'artificio, occorre proprio la mediazione genitoriale, la mediazione relazionale. Noi sappiamo come i bambini siano i più forti lettori fino a una certa età, no? E chiedano sempre diciamo, di ripetere le storie all'infinito, le conoscono minuziosamente, come ha un bisogno, diciamo, di fare propria, come un nutrimento di crescita, anche le storie. E questo però avviene in un mondo che evidentemente dà moltissimi stimoli, no? Noi sappiamo dall'uso dei cellulari a 2 mesi, tutta la parte visiva, eccetera. Allora, diciamo, la domanda che mi pongo, che pongo a tutti, che pongo a Giancarla, è ancora perché, se lo è ancora una necessità, leggere, far leggere, scrivere libri. Benissimo, io chiederei una cosa a Giancarla, che ho visto mostrava in maniera molto opportuna pagine di questo libro di cui tu stavi parlando. Sì, ognuno se lo mette in vista oratore, così lo vede in grado. Esatto. Lo vede in ecco. E questa anche è la seconda copertina. Va bene. È stato la stella l'ha ambientato con la neve, perché questa qua in realtà è la sera dell'Epifania, e io mi sono ispirata proprio a una sera che sono andata a sentire la festa dell'Epifania qui a Milano, in una bellissima chiesa, dove sta un po' a destra. Così. Cioè, spostano un po' perché vediamo le scritte invece del disegno. Così? Ecco, insomma. No, vediamo la scritta. Ah, è troppo vicino? Ah, così. No, allora. Vediamo più la scritta. Ma... Ah, scusa. Così è meglio. Così. Alza. Bello. Va bene, vai. E quindi... Quando sono andata là, effettivamente c'era un passero, sì.
Così si vede? Sì. Sì. E poi c'era un fuoco d'artificio che era ancora piantato per terra e doveva ancora essere naturalmente era preparato per la serata. Vediamo. Ecco, questo è il passero. Sì, carino. Perché lui fa, deve insegnare tutto, perché il fuoco d'artificio non conosce niente del mondo, no? Non ha mai visto niente. E allora il passero si dà un sacco di aria, gli spiega com'è il mondo. Naturalmente come gliel'ha spiegato la mamma, che gli ha detto non volare mai in alto. E per un fuoco d'artificio non è una bella idea. Bello. Che al passo l'idea, senti, prendimi su con te che voglio vedere cosa c'è più su, perché se no io non vedo niente. Dice la mamma mi ha detto che ci sono le... No, vediamo lo scritto. Aspetta, così... No, aspetta che non... Ecco, facci vedere l'altra pagina. Così. Sì, di qualcosa così. Questa cosa... Ah, ecco, qui quando scoppiano tutti i fuochi d'artificio. Ah, ecco. Il passero un po' ha paura, ma poi ha una grandissima... Anche qui c'è una grandissima voglia di capire come è fatta la vita. Alza! Di più. Sì, però se ce lo fa vedere tutto poi non lo compriamo. Guarda che anche da leggere è carino. E poi fare mentre si legge. Scusate, non dovevo dire che ero... Vabbè. Adesso perché questo qui... Ah, che occhioni! È simpaticissimo. Fa ridere. Perché invidia, lui invidia il fuoco d'artificio perché lui va, ma come va lontano, ma per fortuna lui va così nel cielo in alto, io non ci posso andare. Quindi lo invidia, mentre il fuoco d'artificio invidia lui, e infatti ci sono tutti i bambini perché sono andati alla festa dell'Epifania. E poi dopo è una festa con suoni e luci, hanno tutti i fuochi d'artificio. Il passero non sa bene se ha o più paura o più voglia di capire cosa succede. Comunque vorrebbe volare anche lui. Più in alto, col suo amico. Ok. Wow, che bello. Bello. Poi è stato molto bello perché... Fatto tutto secondo me con questa neve bianca, questo azzurro del cielo. Io lo trovo stupendo. E questa stella... Cometa. Sì, oh, mamma mia. Mi piacerebbe che Stella ci dicesse qualcosa appunto sulle illustrazioni, su come fa, cioè come si rapporta con il testo, con le autrici, questo... gioco, diciamo, perché il clima mi sembra che sia giocoso e quindi possiamo adoperare questo termine con tutta dignità, di illustrare. Cosa dici? Il testo è la base di tutto, quindi va letto, lo leggo sempre molto attentamente, lo leggo più volte, a volte me lo faccio anche leggere perché è quello che poi mi trasmette. Io per esempio personalmente ogni libro da un punto di vista illustrativo è anche diverso nelle tecniche che uso perché ogni libro mi può ispirare, in particolare il passero e il fuoco d'artificio. Allora, intanto volevo dire che tutto ciò che ha detto Marilena è fantastico, io lo condivido appieno, esattamente un'analisi del libro che ho, che penso anche io, no? La diversità di questi due esseri. E la prima cosa che io mi sono trovata a pensare, no? Adesso è come illustro un fuoco d'artificio che parla con un passero, perché poi il passero siamo abituati anche a vederlo un po' antropofumizzato, no? Quindi che parla con gli occhi quasi come umani. Ma un fuoco d'artificio diventava un po' più complicato, quindi...
insomma, c'era proprio questo, no? Di prendere questo essere così particolare, un fuoco d'artificio. Io ho trovato originalissima questa idea, no? Di mettere un passerotto insieme a una cosa così inusuale. E poi mi sono anche molto lasciata andare, devo dire che mi sono divertita a illustrare questa storia, perché poi ecco, ho trovato questa chiave, come diceva Giancarla, di puntare tutto anche su degli effetti, che è quello del gioco tra il cielo e la neve, il contrasto di queste atmosfere che danno subito un senso di Natale, no? Perché la storia si parla, viene ambientata in una notte di Natale, o meglio nella notte dell'Epifania. E anche qui ho trovato un'originalità, perché molto spesso viene appunto raccontata la vigilia di Natale, si parla poco invece dell'Epifania, della storia della stella cometa, dei re magi, no? Quindi ho trovato tantissimi spunti in questo testo e mi sono molto divertita. Devo dire che poi le illustrazioni, una volta poi trovato l'input, si parte, si va un po' a braccio, insomma, si va di getto. Poi Giancarla ha apprezzato tantissimo e mi fa molto piacere, perché poi quando un illustratore riesce a trovare un po' la chiave, perché l'autore ha il suo mondo, no? Racconta la storia del suo mondo, è lui quello che vuole dire, che ha dentro, e l'illustratore lo deve un po' riuscire a cogliere. Poi questo è un libro comunque, ecco, per bambini un pochino più piccoli, quindi le illustrazioni dovevano anche essere appropriate, devono far ridere, ma la storia poi in realtà fa ridere, cioè tratta dei temi profondi ma con una simpatia, un'ironia, quindi mi sono proprio divertita a fare il passerotto in tutte le sue pose più strane, più divertenti, quindi... Grazie. Sono contenta di aver avuto questa bella opportunità di illustrare questo libro di questa autrice Giancarla, che insomma... No, ma grazie, guarda, infatti te l'avevo subito scritto, ho detto come ha fatto... Io quando ho visto il passero disegnato ho detto eccolo lì, finalmente, volevo baciarlo. È perfetto. Questo fa piacere, perché poi l'illustratore e l'autore sono due persone con dei mondi differenti, però ecco, io penso che l'illustrazione debba un po' mettersi a disposizione del testo, no? Cioè è il testo che parla e che racconta, quindi l'illustrazione deve armonizzare, deve completare, però insomma bisogna innanzitutto capire quello che ti trasmette il testo e che noi leggiamo. Io ho letto come mi piace leggere ancora oggi storie per bambini, mi piacciono, quindi l'ho letta, l'ho sentita e mi sono proprio divertita a illustrare. E poi mi piaceva illustrare, la prima volta che illustravo un libro insomma natalizio, quindi mi ho dato pure sfogo alla mia parte ancora un po' bambina, che il Natale insomma sono le feste, sono sempre la parte che ci riporta un po' più all'infanzia, secondo me, no? È il momento migliore per raccontare ai bambini il Natale, insomma la magia che gira intorno al Natale. Sono certi illustratori che restano per sempre legati al personaggio, come Daniel e Alice. Alice nel Paese delle Meraviglie per me è Daniel, poi tutte le altre sono interpretazioni, ma quel primo illustratore è rimasto legato per sempre a quel personaggio. E poi ci sono dei testi appunto dove è molto difficile avvicinarsi, no? Super illustrati, super rifatti, in cui è anche difficile oggi dare una propria voce su Alice e il Paese delle Meraviglie, in quanto è stato illustrato in tutti i modi possibili. È bello invece mettersi a disposizione di un testo inedito dove si ha proprio, no, la possibilità di dare la propria impronta, quindi... Mi piace perché ho lavorato, ecco, su un testo inedito, invece molto spesso ci capita di illustrare racconti delle storie più note, bellissime per carità, però dove devi anche stare attento a non rifare un già fatto. Sì, ho visto che hai lavorato sul Piccolo Principe. Stella, ti sei bloccata. Abbiamo perso un attimo la connessione.
Anche a voi torna così? No. Ah. Perché... No, c'è. Bene, ok. Della t'ho rivisto, ci sei? Eccomi. Scusa Giancarla, io volevo chiederti, visto che sono le 6 e tra poco vorrei, dovrai lasciarci, volevo chiederti come ti è nata appunto questa passione di scrivere per bambini, che appunto ci ha spiegato Marilena gli effetti, come, ma a te come mai ti è venuta fuori questa... Guarda, io ho cominciato a scrivere per bambini, ma tantissimi anni fa. Poi quando... Ma non so perché scrivevo per bambini, ma non me lo sono mai chiesto. Io scrivevo, io gli dava scritta non so quanti anni fa. Poi a un certo punto l'editrice Archinto, attraverso amici che conoscevo, ha saputo che io scrivevo per bambini e mi ha fatto scrivere i racconti delle opere della Scala per 2 anni di seguito. Quindi io ho scritto 9 libri per lei, quindi 9 libretti delle opere della Scala, fra cui appunto l'Otello, non vi dico. Quindi mi sono trovata a raccontare, ha provato il primo che ho scritto, le è piaciuto, ha detto sì, il tono c'è, va bene per i ragazzi. Poi lei ha fatto illustrare, abbiamo fatto dei libretti. E questa sua fiducia però nei miei confronti, a me è rimasta una cosa grandissima per lei. Io ho una grandissima gratitudine, perché è stata la prima che mi ha dato questa fiducia di pubblicarmi così. Perché non pensavo mai più di poter pubblicare, cioè la mia vita aveva preso tutta un'altra storia. Poi, anche se poi avendo lavorato poi per una televisione per ragazzi, io comunque sono sempre stata vicino a questo mondo, ho fatto l'insegnante alle scuole medie, poi ho lavorato insieme, lavoravo per questa televisione per ragazzi, quindi sono sempre stata un po' su questo mondo, ecco, diciamo che è questo. E poi ho fatto questi libri qua, che comunque insomma erano tanti, 9, e mi sono trovata in grandissimo imbarazzo quando ho dovuto raccontare la storia di Otello, che alla fine appunto ha fatto quello che ha fatto, e io non potevo però riscriverla, dovevo essere lì già alla Scala, perché questa pubblicazione erano pagate dalla Scala, dal Teatro alla Scala di Milano, che le pagava l'Archinto, quindi non potevo... io venivo pagata in un altro modo, comunque non potevo esulare, dire non è vero. Per cui niente, sono riuscita a scrivere come questa la distruzione totale che gli è derivata dal fatto che lui era un guerriero, passato tutta la vita a fare battaglie e ad avere successo per le sue battaglie, la sua forza fisica, come invece sia quello che ha distrutto l'unica cosa a cui lui teneva e anche se stesso. No? È finita così, come ricordo, in modo da far capire... un pochino, insomma, che... Ma anche perché, vi dico solo una cosa, siamo andati una volta a vedere un Otello, noi andiamo sempre a vedere alla Scala da 30 anni, sono andata a vedere un Otello anche con mia cognata, mio fratello, ma non c'era mia cognata. Mia cognata, che non sapeva la storia anni fa, quando siamo usciti ha detto, ma pensa, era innocente, ma pensa un po', che roba. Dico, ah, ma certo! Perché se fosse stata colpevole era giusto ucciderla. Ma... Ah, non ci avevo più pensato. Questo per dirvi ancora pregiudizi, che cosa sono? Sono una cosa così dentro, nel sangue sono entrati, no? Ma poverina, era innocente. Ma come? Pazzesco. Vabbè, è un tema attualissimo che va benissimo averlo trattato con i ragazzi, tra l'altro, no? Perché, mamma mia, la violenza sulle donne, è un femminicidio quello di Otello, no? Mamma mia, infatti. E quindi niente, adesso, niente, per cui ho sempre scritto, adesso ho anche lì un'altra serie di storie che avevo scritto, queste le ho scritte, erano storie più femministe, un po' femministe, diciamo, ma non nel senso ideologico del termine, però era, c'è questa bambina ed è solo la storia di questa bambina, e una di queste storie che avevo raccontato è l'incontro con un pedofilo
e che cosa pensa questa bambina. Ecco, soprattutto mi interessava, ecco, indagare quello che pensa una bambina quando incontra una persona che crede un amico e che invece poi, per, poi vanno tutte a finire bene, perché anche questi io sono per... si chiama? Questo sfogo deve essere una cosa che alla fine è liberatoria, no? Ti fa soffrire, capire, però poi deve essere liberatoria, non deve andare a finire male. Però, e quindi sono una serie di queste storie qua con 5-6 storie in cui ci sono queste domande di questa bambina. Sono delle domande, avrà 8 anni questa bambina, sono anche un po' delle domande strane. Di fronte al gattino che muore, lei chiede, ma adesso per dire solo questa, poi vado. Con la mamma, no, era andata al mercato, il gattino è andato sotto una macchina, ma mamma, ma quando io non ci sono, il mondo com'è? Bellissimo. Il mondo esiste, dice la mamma, certo che c'è il mondo, ma come c'è il mondo? Anche se io non ci sono, c'è il mondo. E quindi c'è tutto una, delle piccole cose che, questa, come se uno pensasse che i bambini non pensano a certi, non hanno certi pensieri che sembrano filosofici, ma sono una filosofia minima, no? Però l'identità, ecco, per esempio, che cosa, come si fa ad avere l'identità? Quando la maestra a scuola dice, allora il nostro corpo è fatto, c'è, cioè, il cuore, le braccia, il fegato, le gambe, le unghie, eccetera, eccetera, e questa qui dice, sì, ma di tutto questo qua, ma io dove sono? Come tu sei l'insieme, tu sei l'insieme di queste cose bellissime, tu sei l'insieme che si chiama Maria Rosa. E lei dice, ma la maestra non mi capisce, cioè, allora chiede alla sua compagna di banco, che è la sua amica del cuore, dice, ma dimmi, ma tu non hai capito che cos'è questa storia? E lei, l'amica bella tranquilla, che dice, ma tu sei Maria Rosa perché sei la mia amica più grande, perché quella a cui io voglio bene, non c'è nessuno grande come, non c'è nessuno al mondo come te, sei solo tu. Cosa stai chiedendomi? Non vedi che ti voglio bene, che sei la mia cara amica, ti do anche un pezzo di focaccia. Ecco. E lei si era serenata, no? Cioè, ci sono una serie di favole che adesso sto mettendo un po' a posto, vediamo poi se le andrò a pubblicare, vediamo un po'. Adesso ho capito perché scrivi storie per bambini, ce le racconti anche, ti vengono proprio, cioè tu affronti la filosofia in questo modo, è chiaro. Bene, sentite, se voi siete d'accordo, io chiederei a tutte, alle altre, se vogliono intervenire, farvi domande, aprirei, come dire, i microfoni per, cioè chi vuole apre il microfono e intervenga. Chiedo di fare questo, mi sembra il momento giusto. Siete d'accordo? Sì. Perfetto. No, veramente, io... Cioè, io intanto che aspetto qualche domanda, voglio dire che sono assolutamente convinta che... Posso? Sì, vai Carla. Allora... Di Giancarla avevo comprato il libro di Tommy Meyer e l'avevo regalato a mio nipotino. Mi sarebbe piaciuto leggerlo, ma proprio il giorno dopo era il suo compleanno e gliel'ho regalato e quindi non l'ho potuto leggere. Lui mi ha detto che in 2 giorni l'ha letto. Grazie, che bello! Sì, ma lui è un mangiatore di libri, davvero. Questo è stato l'altro anno, perché l'anno scorso non ci siamo visti al compleanno, quindi è stato proprio che il libro era appena uscito. E l'altro anno aveva 8 anni. Eh sì. Quindi l'ha letto tutto e mi ha detto che gli era piaciuto tantissimo, ma che voleva parlarne a scuola con la sua maestra, voleva farglielo vedere, ma poi ci hanno chiuso e quindi non ci siamo più potuti parlato per telefono, ma poi dice ma nonna, ci hanno messo a casa e io non ho più potuto parlare del libro con la maestra.
perché voleva parlarne, perché che lo leggessero anche i suoi compagni. Comunque grazie Giancarlo, perché veramente adesso prenderò quello lì, anche se mio nipotino ormai ha 10 anni, non so se è adatto, però lo prendo lo stesso e lo legge, sicuramente lo leggerà e guarderà anche i disegni, che sono veramente belli. Grazie Stella per i disegni belli. Sì. Grazie. Ragazze, vi devo salutare tutti, come mi dispiace, perché devo andare, perché se in mezzo c'è l'ortopedico. Va bene, noi aspettiamo un altro libro, quando sarai pronta. Ci vediamo prima, per piacere. Sì, grazie tantissimo, Stella, Pianelli, sono contenta di averti conosciuto, di averti visto. Naturalmente tutte quante vi ringrazio tantissimo, un bacione a tutte, Marilena, grazie. Laura, grazie a te. E poi grazie a tutti. Bianca, Bianca. Ciao. Ciao Bianca. All'illustratrice, a Bianca, Laura. Grazie a tutte, grazie mille, mi dispiace. Diana, grazie Giancarlo. Ciao, ciao. Carla, ti ringraziano tante che sono andate via, la Valeria, la Grazia, tutti ti ringraziano. Ciao Giancarla, grazie veramente a te. Allora io non lo so se vogliamo continuare questa discussione o se, perché mi sembra che comunque anche scusate un attimo, anche Laura abbia molto da dire sui libri per ragazzi o e Stella o io penso che qualche minuto ce lo possiamo concedere ancora, insomma, se qualcuno vuole intervenire. Sì, io vorrei dire, io ho sempre amato appassionatamente la letteratura per l'infanzia, poi avendo fatto antologie, così ho sempre letto, di qualunque tipo. Quando ero piccola piangevo nel pollaio sulla piccola Lady, e mi sono nutrita di queste letture, per cui anche queste più, diciamo, più edificanti, che comunque avessero un lieto fine attraverso varie sofferenze, mi stavano benissimo. E quello che vorrei dire è che sulla letteratura, comunque per ragazzi, ci sarebbe tanto, tantissimo da dire. È sempre stata considerata come una letteratura minore, per esempio. Quindi raramente si sente di autori, cioè gli autori per ragazzi appunto sono per ragazzi. È come se prevalesse, diciamo, il destinatario, per cui non si sta tanto a analizzare la qualità. Eppure ci sono veramente degli autori, delle autrici molto stimolante. Poi ci sono addirittura delle collane che riescono a affrontare i problemi della contemporaneità, penso a Excel con i temi della morte, della malattia, dell'omosessualità, eccetera. Quindi si può affrontare qualunque cosa con i ragazzi. Il problema ancora una volta è il linguaggio, il modo, il punto di vista. E quindi penso ci sarebbe interessante percorrere questo filone, vedere anche come qual è ancora lo spazio specifico della lettura, come la scuola interviene sui processi di lettura, che cosa vuol dire far amare per quanto possibile leggere. Quindi, ecco, sarebbe interessante magari che di tutto questo riuscissimo ancora a parlare. Posso? Sì, okay. Scusate, intervengo un'altra volta, perché mi viene in mente, quando ero bambina io, i miei genitori non avevano i soldi per comprare libri per bambini, ma noi avevamo i nonni che ci raccontavano le storie. E quante che ce ne... Mio nonno era fantastico a raccontare le storie, perché mi raccontava perfino i piccoli particolari, ma storie cioè inventate, non le solite di Biancaneve e Sette Nani, diciamo.
ed erano quasi storie vere, perché raccontava della loro infanzia, di quella di mio papà, dei figli, che mio papà erano in sei, e lui raccontava quello che dicevano e facevano i suoi figli. Poi invece io ho cominciato a prendere i libri per mia figlia. Come al solito, sai, all'inizio cosa prendi? Biancaneve e sette nani e cose varie. E mia figlia mi ha detto, ah, no, a me non piacciono queste storie qua. Gli ho portato, visto che sono andata all'incontrario, ho portato a casa una storia di Hansel e Gretel, una storia che a lei è piaciuta tantissimo, guarda. E poi lei è sempre stata, dopo adesso 50 anni, ma sempre appassionata di streghe, che ancora adesso è la sua passione, proprio la storia delle streghe adesso è diventata sua. Scusate. No, no, è interessantissimo questo. Tante, no, volevo dire, quando si vestiva al carnevale, sempre la strega, sempre. Ma tra l'altro, secondo me quello che ha detto Carla ha detto delle cose proprio profonde, perché di solito i bambini si cerca di risparmiare l'orrore, ma le fiabe sono un catalogo di orrore e ai bambini piacciono moltissimo. Quindi c'è proprio, non so, probabilmente un brivido di andare su terreni così... così terribile, ma sapere che poi c'è l'attaccamento sicuro dietro dei genitori di tutto. Quindi è verissimo che spesso appunto si amano i bambini, amano anche quello che lascerebbe, a parte che le fiabe mi hanno suonato il campanello. Ma mia nipote da piccola voleva assolutamente che Baba Yaga divorasse la bambina, non sopportava che Vasilisa se la cavasse così a buttar carta. No, ma infatti, perché cosa capiscono quando noi cerchiamo di proteggerli fintamente e quindi no, loro le vogliono attraversare le cose. Sì. Ma mi domandavo quanto sia importante raccontare delle storie un po' diverse anche per far crescere delle persone un po' diverse. Cioè io ricordo ai miei tempi le collane della edizione della parte delle bambine, che erano carinissime, oppure i libri della Bianca Pizzorno, che ancora adesso scrive tantissimo e probabilmente ancora, cioè non è neanche tra le più avanzate, però cioè per cercare di costruire un immaginario diverso lì bisogna cominciare, credo, no? Scusate, vabbè, visto che non interviene nessuno, ma io penso che, perché sempre Gianni Rodari si è misurato tantissimo anche con i cambiamenti delle favole, per esempio, con finali diversi, con nomi diversi, eccetera. Che quello che è importante è in qualche modo stimolare la creatività. La creatività è in qualche misura divergente. Per me... non è tanto quello che si dice esplicitamente, quindi qualcosa di, come dire, già stabilito, no? Anche se politicamente, tra virgolette, corretto, ma piuttosto quanto si riesce ad aprire le menti, a vedere nelle cose tante possibilità, tante connessioni. E questo il romanzo, la storia per... la letteratura infantile può farlo benissimo, ovviamente. Quindi questo mi sembra la cosa. E anche i libri che non sono un tutto pieno. Io non sono appunto una fan di Harry Potter, mi spiace dirlo, ma mi sembra proprio un esempio di quel troppo pieno in cui...
magari ad altri piace moltissimo, ma in cui è già tutto confezionato, ecco, è come se non ci fosse possibilità, quindi poi la magia o il fantasy a volte sono anche interessanti, ma spesso stimolano un'immaginazione più ovvia, ecco. Preferisco quelle letterature che lasciano un po' spiazzati, che si aprono su mondi o realtà diverse, o pongono, diciamo, le questioni in modo diverso. Credo che questa sia la cosa grande che può fare la letteratura infantile, creare delle menti più aperte, ecco, dove il pregiudizio abbia meno spazio di colonizzazione. Però diciamo che forse le cose sono cambiate, ma non mi pare. Io sono stata sempre delusa da queste principesse che non facevano altro che aspettare il principe. Certo, certo. A lavare i piattini dei sette nani, pungersi con l'acqua. Insomma, era diciamo che la donna, la ragazza, la bambina nella letteratura infantile ha sempre fatto la figura di quella passiva, di quella che aspettava, di quella che, vabbè, l'unica è Scheherazade forse, o come dicevo Alice nel Paese delle Meraviglie, che mi ha salvato la vita perché era appunto capace di fare tante cose diverse. Ma secondo me l'imprinting della letteratura infantile è ancora molto molto maschilista, e noi forse non ce ne rendiamo neanche conto, ma queste povere bambine vengono educate a una continua passività, un continuo aspettare, un continuo non fare, no? Se non Cenerentola, insomma, ho dei ricordi tristissimi di questi personaggi. Ho dovuto a fatica liberarmi di queste immagini. Adesso non lo so se le cose sono cambiate. No, non mi pare. Anche secondo me molto è cambiato, perché ci sono tanti testi, tanti scrittori e anche illustratori che raccontano queste bambine intrepide che va, cioè non solo Pippi Calzelunghe, ma Pippi Calzelunghe è un esempio importantissimo, no? A cui si sono ispirati tanto. Non so, forse Stella, che frequenta di più testi nuovi, ci può dire qualche cosa, ma io vedo quelli dei miei nipoti dove non c'è la principessa che sta lì a aspettare il principe che la salva. Allora, secondo me un po' sì. Ovviamente, se parliamo dei classici, sono ambientati in un momento storico in cui era difficile immaginare che le bambine facessero cose diverse dal... Ed è molto interessante, per esempio, l'attività di riscrittura di alcuni classici, magari in una chiave più moderna, di alcuni ce ne sono. Secondo me sì, c'è un lavoro di modernizzazione, è ovvio, gli autori di oggi è una scrittura completamente diversa, secondo me, sia della letteratura, poi se parliamo proprio di albi illustrati, lì ancora di più c'è un lavoro diverso, perché l'albo illustrato è proprio una scrittura minimal, diciamo, quindi come diceva forse Carla o Marilena, cioè, il bravo autore è proprio colui che secondo me con poche parole poi lascia un campo proprio all'immaginario, perché è bello dare un'impronta di una narrazione, ma il magico sta proprio nel non descrivere troppo, nel non dire troppo, perché è il bambino che poi immagina. Così anche con l'illustrazione, la modernizzazione è anche nelle immagini, perché le illustrazioni non sono considerate purtroppo arte, però secondo me un po' lo sono. E
insegnare anche ai bambini ad avere un occhio diverso sull'arte, uscire dallo stereotipo delle protagoniste che devono per forza avere i capelli biondi e gli occhi azzurri e essere, no, come non sono. Oggi le illustrazioni, tante illustrazioni, illustratori più noti fanno dei disegni meravigliosi e descrivono delle bambine e bambine normalissime come sono nella realtà. Che noi siamo cresciute, io sì, ahimè, sono cresciuta con Cenerentola della Walt Disney, perché poi Walt Disney ci ha condizionato proprio l'immaginario visivo, ce l'ha stereotipizzato proprio al massimo. Secondo me oggi c'è una ricerca dell'illustrazione anche che è diversa, dove non si ha paura di mettere qualche cosa che in più, anche nell'immagine. Bisogna stare molto attenti, cioè ci vuole, non ci si improvvisa autori di letteratura per bambini o illustratori per bambini, bisogna un po' studiare perché è un campo molto delicato, si può dire tutto, si può parlare di tutto, però bisogna anche saperlo fare perché si ha sempre come interlocutore un bambino, più o meno piccolo, più o meno grande, però pur sempre un bambino, però si può parlare di tutto, ci sono albi illustrati e libri illustrati che raccontano di tutto, anche della morte o di altre cose, che è giusto che un bambino cominci a... Poi lì c'è sempre il mediatore, un genitore o un adulto deve anche capire qual è il libro giusto o magari introdurlo al bambino. Quindi si può senz'altro aggiornarsi. Cioè i bambini non sono così come li immaginiamo, sono amanti anche del, piace il buio, piace il mostro, piace il lupo nero, piace anche un po' provare quel brivido in una storia, non è tutto deve essere, no? Per forza dipinto nel rosa per le bambine, in celeste per i maschietti. Però bisogna saperlo fare, ecco, credo questo, cioè non è facile perché... I bambini, insomma, è una parte molto delicata come interlocutore, no? Non si sta a scrivere un libro per adulti. Quindi credo che un po' ci sia una diversità, no? Si sta cambiando, però poi bisogna trovare delle case editrici anche che hanno la voglia di fare qualcosa di diverso, di pubblicare qualcosa di diverso. E un po' meno commerciale, magari puntare un po' più a qualcosa appunto di diverso, di innovativo. Però insomma, senz'altro si sta andando, speriamo, verso una diversità. Perché per i bambini il libro viene comprato dagli adulti, cioè il genitore compra il libro al bambino, il bambino non lo può scegliere, chissà che cosa sceglierebbe se potesse sceglierlo lui, lo sceglie l'adulto, come è giusto che sia, quindi c'è sempre il filtro dell'adulto, cioè bisogna sdoganare prima l'adulto su certe mentalità e poi... È giusto, hai ragione. Bisogna lavorare su noi adulti e pensare che i bambini non sono così come pensiamo, insomma, sono molto meglio. Anna ha alzato la mano. Sì. No, io volevo proprio fare una domanda a Stella. Volevo chiedere se ha illustrato anche il Piccolo Principe, perché mi sembra il tratto di averlo visto in qualche appunto Piccolo Principe, mi sembra di aver riconosciuto i suoi tratti. Sì, ho illustrato anche il Piccolo Principe. Ah, ecco. Perché poi io, volevo dire, da piccola in effetti di libri di fiabe o racconti non è che ne abbia sentiti, però da grande mi sono nutrita appunto, per me il Piccolo Principe è un po', è un po' la Bibbia, me lo porto sempre appresso e poi l'ho preso in tutte le versioni, piccolo, e poi l'ho regalato a tutti i bambini che ho conosciuto, anche ai grandi comunque. E allora appunto in tutte le versioni che ho visto mi sembrava di aver riconosciuto qualche tratto di Stella. Grazie per l'aver detto. Sì, io lo so anche il Piccolo Principe, che
con gioia, nel senso, io l'ho letto da bambina, però forse l'ho capito poco da bambina, lo ricordavo vagamente. Sono contenta perché illustrandolo l'ho dovuto rileggere e ho scoperto con gli occhi adesso, Madonna, che cosa cela, è un capolavoro della letteratura. Per esempio mio nipote, l'ho regalato a mio nipote, insomma, l'ha letto e comincia adesso, insomma, a leggere i suoi primi libri. Forse questo è stato il libro un pochino più completo che ha letto, insomma, perché poi ho illustrato un'edizione integrale, cioè non illustrata, era proprio l'edizione, una nuova edizione del testo originale, l'ha capito profondamente, tant'è che si è commosso. E sono felice perché sì, anche Il Piccolo Principe è un libro di formazione per i bambini, ma anche per gli adulti. Sì, appunto. Io leggendo ho trovato dei passi che adesso, capendoli con la mente adulta, fantastico. No, io ci passo l'estate, ho dei bambini al mare, e vabbè, adesso la sorellina ha 8 anni e il piccolo ne ha 3 e mezzo. Però io glielo racconto, cioè una paginetta alla volta, poi è un po' come un gioco. Quindi è vero che i libri per bambini illustrati devono lasciare sempre uno spazio, un margine, perché possano riempirlo loro con la loro fantasia. Però l'illustrazione aiuta molto, secondo me. Io mi ricordo quando ero piccola, insomma, poi un po' perché mi è sempre affascinato, io rimanevo incantata quando aprivo di fronte, no, queste illustrazioni meravigliose, e mi ricordo che ero proprio affascinata anche dalle illustrazioni meno belle, cioè la strega, l'antagonista, era poi quella figura che più mi affascinava. Non sempre, no, il buono e la principessa è quello più simpatico, anzi siamo proprio attratti dal personaggio cattivo, no? La strega di Biancaneve, ancora mi ricordo, mi terrorizzava nelle sue varie immagini di come era illustrata, mi affascinava, perché i bambini sono affascinati. Sì. Infatti a questi bambini poi piacciono tutti i mostriciattoli, sì, a parte i libri, ma anche tutti. Non aprono la televisione, vedo tutto, magari no, cerchiamo di filtrare anche quello, però comunque se in un certo modo, ovviamente non devono essere illustrazioni troppo aggressive, che possono magari anche turbare, ovviamente, però si può anche fare qualcosa di diverso. Io studio, frequento scuole di illustrazioni e il dilemma è proprio, no, come illustrare per i bambini. Ancora ci si pone il problema se usare un bianco e nero, per esempio, per delle illustrazioni possa essere troppo pesante per un bambino, perché il bianco e nero magari si pensa che possa rattristare un bambino, quando ci sono delle illustrazioni in bianco e nero che possono invece essere comunque bellissime e affascinanti. Cioè, il bambino va, l'occhio del bambino va allenato, va abituato. Se fin da piccoli gli facciamo vedere alcuni tipi di illustrazioni, di immagini, cresceranno cercando alcuni tipi di immagini, insomma, no? Inutile far vedere sempre le stesse immagini dei cartoni che vediamo in televisione, magari anche quelli, cioè lasciare anche un po', no? Però abituarli anche a vedere e a leggere cose diverse. No, infatti, cioè la grafica dei cartoni in televisione a volte è veramente spaventosa, cioè a me fa paura. Sì, si punta su un, non so, forse mi viene da fare proprio un po' un commerciale, qualcosa che poi siamo sicuri del piaccia, ecco. E penso che questo si possa rapportare un po' a tutto, al testo, a un'illustrazione, a qualsiasi cosa. Però fa danno,
cioè, può fare danno perché appunto non cresce, cioè la creatività in ognuno di noi, noi dobbiamo essere tutti per forza creativi, per essere dei creativi. La fantasia c'è in ognuno di noi, ognuno poi la esprime in un modo o nell'altro, però va alimentata sin da piccoli, se no non... cioè come diceva la signora Carla, magari anni fa si leggevano l'opportunità di avere libri TV, cartoni animati, però i nonni raccontavano le favole, che è la stessa cosa, ecco. Cioè non cambia il mezzo, però l'importante è raccontare la storia. Io poi ho unito la passione per il disegno alla passione per la letteratura, che sono due cose che amo tantissimo. E quindi sono contenta di essere riuscita ad unire queste due, un connubio tra queste due cose. Bene, se voi siete d'accordo, se Marilena, Laura ci ha lasciato per un attimo, io penso che potremmo chiudere a questo punto, se nessuna ha altre domande da fare, magari riprenderemo questo tema. Carla, però vedo che forse hai qualcosa da dire. No, volevo ringraziare perché mi stanno venendo in mente tutte le storielle che raccontava il mio nonno. E poi avevamo la signora che abitava nello stesso cortile, specialmente d'estate alla sera ci riunivamo. Andiamo che c'è la Meglia che sta raccontando le storie. Quante storie che ci siamo sentiti alla sera dopo cena nelle estati calde in cortile. Era anche lei, sta signora, meravigliosa a raccontare le storie. Grazie di questo momento felice. Sì, grazie davvero. Grazie anche a te. Grazie, grazie Marilena. Grazie a tutti. Alla prossima. Oh, ragazzi, la prossima volta. Grazie, la prossima c'è il mio libro, eh? È tuo? Sì, la prossima c'è il mio libro. Preparare anche sì. A ti autopresenti, no? No, lo vedremo. No, ci saranno... oltre alla Sara ci saranno altri che mi presento, insomma chiacchieriamo. Vedo che questa dimensione della circolarità è bellissima, no? Come anche sì, bisogna dire che è piacevole. È piacevole, molto. Infatti ho detto un'ora e mezza felice ho avuto anche oggi. Benissimo. Bene, perché magari non mi venivano in mente queste favole qua nel cortile, no? E però parlandone erano tutte dentro. Escono. Bene, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.